Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Apriamo con la politica perché dopo l'attacco ischemico transitorio Cateno De Luca è stato dimesso stamattina dall'ospedale Martino di Messina. Tutti i controlli fatti sono risultati sostanzialmente negativi e adesso sono pronto a tornare a occuparmi dei tanti progetti che abbiamo in corso, ha dichiarato il leader di Sicilia Vera. Ricordiamo che De Luca era stato ricoverato nei giorni scorsi in seguito ad un improvviso malore. Passiamo adesso ai dati Covid. Nella settimana dal 17 al 23 ottobre si registra un incremento delle nuove infezioni in linea con il territorio nazionale. I nuovi casi sono 9.690, pari a un'incidenza del 5,28%. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina, Trapani e Siracusa. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 70 e i 79 anni. Questi i dati diffusi dal DASOE. Ora spazio agli arrivi dei migranti sulle coste siciliane. Ieri sera a Lampedusa sono state imbarcate 450 persone sul traghetto Novelli, noleggiato per scopi umanitari, ma la struttura di prima accoglienza dell'isola resta ancora sovraffollata rispetto alla capienza massima prevista. Sono infatti 921 i migranti presenti nell'hotspot a fronte dei 350 posti disponibili. E chiudiamo con il porto turistico di Marina di Ragusa, gioiello da 700 posti barca, aperto nel 2006 sulla costa meridionale della Sicilia, che sarà acquisito dal re maltese dei supermercati, l'imprenditore Paul Gauci. Gauci avrebbe intenzione di basare a Marina di Ragusa una linea di collegamento con Malta e sviluppare unità abitative e negozi nelle aree ancora inutilizzate intorno al porto. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con il TG Flash alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.